Buonasera, buonasera a tutti. È bello ritrovarsi qui, vedere che anche questa sera avete scelto in tanti di essere connessi. Siamo per una nuova diretta qui sulla pagina di Sentemente, una diretta dal titolo Carezze ad alta velocità. Tenetevi pronti perché avremo davvero un ospite straordinario. Insieme a Letizia Spanoli, questa sera sarà con noi Francesca Retondini e sicuramente la vostra curiosità sarà a livelli altissimi perché è strano vedere un artista a fianco ad una professionista invece del socio sanitario. Chissà che cosa accomuna queste due grandi donne, ma andremo sicuramente insieme a scoprirlo tra qualche minuto e anche perché insieme con loro andremo a svelare e rivedere tutti quelli che sono gli stereotipi legati al mondo della demenza, perché vogliamo dare una nuova luce, vogliamo insieme rivedere la bellezza che c'è nella vita sempre possibile. E quindi chiamo subito qui con me ora Letizia Spanoli. Buonasera Marti, buonasera a tutti Buonasera, coloro che mi hanno invitato. Grazie. benvenuta. Allora, Letizia, dicevo che con noi avremo un ospite straordinaria. E abbiamo con lei voluto fortemente questa diretta perché vogliamo costruire una cultura nuova insieme rispetto al mondo della demenza. Sappiamo che Sentemente è nato proprio con questo obiettivo, ma sapere che al nostro fianco c'è un artista del cinema, del piccolo schermo, del teatro, è assolutamente straordinario e così innovativo. Molto innovativo, anche perché è una persona dal cuore straordinario. E questo, secondo me, ci rende onorati e felici di averla come amica. La chiamiamo? Sì, dai, vogliamo chiamarla subito. Dai, 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 che eccoci il qua. nostro pubblico non vede l'ora. Eccola! Ciao Ciao Francesca. Marti, ciao Martina. Questa è una trasmissione dai cuori straordinari, mica solo il mio. E se no, ci siamo incontrati a fare così. Solo che ti dico una cosa, io Martina non la vedo e non la sento, quindi questo Ah, è... bellissima questa cosa, è Non ho vestito il interessante. cappello iniziale, Sorpresa. quindi mi dispiace, non so cosa abbia detto, però grazie. So che lei può spendere solo belle parole. Comunque, facciamo così che quando Martina ti farà le domande, cercherò di fare l'interprete allora. Va bene, intanto Dovremmo dimmi fare. com'è andata la presentazione, bene? Fino ad ora molto bene, ha detto molte cose belle di te. Peccato che non l'ho sentita, una volta che qualcuno dice una cosa bella. E vabbè, dai, vabbè, me le racconti dopo. Va bene, facciamo così Possibile. allora. Allora, Letizia, se puoi passare parola a Francesca, io volevo cominciare proprio subito da lei. E parlando del suo straordinario lavoro che Mannaggia. l'ha vista impegnata, no, in questi ultimi periodo, lei è diventata produttrice e ha scelto di investire proprio per creare una cultura nuova attorno all'Alzheimer, grazie, ha iniziato insomma da questo piccolo corto chiamato Il Cioccolatino. Sappiamo che ha già vinto tantissimi premi. Ma è proprio da lì che è nata un po' la nostra collaborazione. Quindi volevo un po' capire e farci raccontare da Francesca come è nata l'idea, no, di creare questo cortometraggio e vedere cosa c'è di lei e della sua mamma dentro a questo filmato. Insomma, cara Francesca, cerco di sintetizzare. Infatti. Martina dice che in questi ultimi anni ti sei data anche alla produzione, ma soprattutto anche hai volto lo sguardo al mondo del sociale e sei uscita con qualcosa di straordinario che è il cioccolatino. Allora Marti dice: cosa c'è di Francesca dentro il cioccolatino? E raccontaci un po' questa meravigliosa cosa alla quale hai dato vita. Allora, beh, insomma, c'è
tutta la mia vita fino alla realizzazione del cortometraggio ed oltre. Ovviamente tu che mi hai fatto grande pubblicità con questo cortometraggio, perché poi mi hai mandato anche quel bel video quando l'avete trasmesso in quella sala riunioni, che eravate tantissimi, no, quanti eravate? 500 persone, Eh eravate sì, tantissimi. eravamo al Sentemente Day. Mamma mia, quanti! E lì è stato, tu me l'hai mandato, è stata un'emozione per me. Vabbè, le tue parole, ma gli applausi, poi la commozione, insomma, di tanti, vuol dire che qualcosa, insomma, siamo riusciti a trasmettere, ma in realtà poi trasmetti sempre quando parli con la verità e quando parli col cuore. E quindi, pure che ti sbagli, è sempre la verità ed è sempre il tuo cuore. Quindi è stata veramente un'esperienza per me, quella dell'Alzheimer di mia madre, purtroppo, che ovviamente ti segna, ti colpisce, e dove capisci che è un mondo in cui c'è tanto ancora da capire. Abbiamo parlato di tanti operatori sanitari che non hanno la sensibilità di andare incontro magari a queste persone. Oppure altri sì, i familiari che non riescono ad entrare nella profondità dei malati di Alzheimer e di capire e di ascoltarli e di emozionarsi insieme a loro. Insomma, c'è tanto da fare, tanto da dire, tanto da raccontare. Io nel mio piccolo ho provato a racchiudere in 10 minuti anni della mia esperienza con mamma. E li ho raccontati così, con questo piccolo racconto poetico, ecco, dove non c'è niente di straziante, ma solo volevo lasciare un segno e un ricordo in memoria di mamma e di tutte le persone che vivono la stessa situazione. Questo per dire. E infatti una delle, secondo me, del retrogusto, no? Perché quando guardi, quando vai al cinema, no? Ti resta sempre qualcosa in bocca. E il cioccolatino, secondo me, è proprio anche il titolo giusto, perché ti lascia in bocca una sensazione di dolcezza, laddove fino a ieri tu, la mente, crede che ci sia solo amarezza. Sì, ma guarda che io lo dico sempre, i ricordi più belli che ho vissuti con mia madre sono di quel periodo lì, della malattia, perché mai nella mia vita sono stati così intensi e così vicini e di comprensione come in quell'ultimo periodo della malattia, dove può succedere di tutto, dove c'è un'incognita ogni giorno che ti guardi negli occhi e non sai dove andrà a parare quel giorno, o un discorso, o un semplice gesto. Quindi è tutto molto da cogliere al volo e proprio da tenerlo stretto, capito? È un'esperienza che dico, nella crudeltà della malattia, non, è un'esperienza di una veramente di un'incredibile, di una delicatezza incredibile. E penso che poche cose al mondo ti lasciano questo segno dentro, insomma. Ecco, neanche veramente lo strappo della morte, cioè il ricordo, ti rimane il bello alla fine, ti rimane proprio quella grande persona che riesci a riconoscere dentro. Insomma, credo che tanti stiano provando le stesse cose, però ecco, bisogna anche tu, sei la specialista in questo, insegnare anche a frequentare i nostri malati nella maniera giusta, ricominciare un tipo di dialogo e di rapporto diverso, ancora più bello, ancora più profondo. Sì, sai cosa penso? Che quello che tu hai detto, che poi accomuna anche me, no? Nel senso che con la storia con il mio papà, Appunto, molto secondo vicina alla mia, tra l'altro, me, sì, e credo che quello che ci accomuna è stata proprio il darci la possibilità di non farci stritolare dal dolore, ma esatto. di metterci in gioco per vedere anche l'altra faccia, no, di questa malattia. Perché
Perché io credo che questa dolcezza, no, che è uscita dal cioccolatino, questa serenità che esce dalle tue parole, possa essere vissuta solo da chi si dà il permesso di scoprire che non c'è solo la malattia che porta via, Dramma, sì. la malattia, come dire, bastarda, ma c'è un altro volto che in qualche modo forse ti consente anche di riscoprire la persona che tu credevi di conoscere. Mamma mia, in tante cose, in tanti piccoli gesti. E te l'ho detto, e sono quelli che ti rimangono addosso proprio sulla pelle e ti porterai per sempre. E allora, siccome c'è tanto da raccontare nel rapporto madre-figlia, padre-figlia, ok, e quindi per questo noi abbiamo deciso, no, avevo deciso e abbiamo deciso insieme di portare avanti questo discorso cinema sociale. Insieme a Letizia, perché quando ci siamo conosciute, diciamo che c'è stato. È difficile non avere con te una sorta di rapporto subito così empatico, ce l'avranno tutti sicuramente, Però ma ce aspetta, l'abbiamo avuto anche noi. raccontiamo, siamo state invitate peraltro da Giusy Molena che ha fatto un live con noi proprio pochi giorni fa e tu eri madrina di questa serata sull'Alzheimer e io ero un professionista che passava di là a raccontare il suo punto di vista. E lì, ecco, come dire, lì è scoccata una scintilla, lì ci siamo dette che insomma avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Mi sembra proprio il momento di stringere, perché ne abbiamo parlato tanto, ci abbiamo anche lavorato un po' su, grazie anche all'aiuto di Martina, che non vedo, mannaggia, che mi Neanch'io non la dispiace vedo, e questo è non il bello della vedere la sua diretta. faccia buffetta che No, c'ha. aspetta, aspetta, Franci, non la vedo neanch'io adesso, eh. No, è il bello della diretta. Martina se n'è andata e Se lo è tornerà, scappata che era speriamo. emozionata, si vergogna. E quindi niente, io veramente credo che sia il momento, ecco, di stringere, perché dobbiamo assolutamente fare questo progetto di un lungometraggio, quindi raccogliere quante più emozioni possibili e condensarle in un messaggio più lungo del cortometraggio, che ha potuto raccontare poche cose, ma proprio sviscerarlo al meglio possibile, comprendendo più storie, comprendendo più settori anche, e questo lo puoi dire tu, perché noi ci teniamo anche a raccontare la parte appunto delle case di cura, il bello e il brutto, forse, vediamo. Eccola, Marti! Ciao, buffetta! Sono sempre stata qui, non vi preoccupate. Mi fa piacere, adesso ti sento anche, grande tecnologia. E quindi insomma, niente, dobbiamo fare assolutamente, io ci tengo tantissimo, Letizia pure tu ci tieni Molto. tantissimo a raccontare, e quindi adesso siamo partite da Sono le una 18:15. storia, da un libro. Cosa stiamo facendo? Raccontalo tu, Raccontalo tu, racconta Martina. Martina. Sì. Raccontalo tu, Martina, cos'è successo? Allora, Siamo, ci hai chiamato un diciamo giorno. che, esatto, tra queste due donne mi ci sono trovata in mezzo io poi a un certo punto, no? Con questo grandissimo onore di poter mettere nero su bianco le loro storie, le loro esperienze e tutto il bello, il possibile che c'è, tutta la vita che si può vivere anche da familiare, da professionista, da figlia di una persona che convive con la demenza. E quindi uscirà presto questo libro, che sarà sicuramente un libro un po' inedito per Casa Sentemente, perché nonostante si parli insomma sempre di demenza e di Alzheimer, in realtà gli daremo una forma e un cuore, no? Molto più artistico e sicuramente in grado di arrivare non solo ai professionisti,
e ai familiari, ma a chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo, a questo argomento. E io vorrei... E lo stai scrivendo tu? In realtà il mio compito è solamente quello di, come dicevo, mettere nero su bianco quelli che sono appunti. I vostri cuori e le vostre menti. Sarò la vostra mano, non farò nulla di più. Ecco, e poi quando tu avrai finito di scrivere, di depositare il nostro cuore e le nostre parole su carta, sul computer, sullo schermo, allora a quel punto noi pensiamo al resto, che è questo progetto bellissimo di cui parliamo. Non è facile realizzare un progetto di lungometraggio, non è facile neanche un cortometraggio, perché poi anche quelle parole vanno sceneggiate e non è se c'è un grande lavoro dietro la produzione di un progetto. Però diciamo che la buona base, il punto di partenza è la sceneggiatura, che verrà estrapolata dal tuo libro. Ecco perché dicevo adesso... Dal nostro libro. Del nostro. Del nostro. Del nostro. Del nostro. Del nostro. Ecco. E io voglio riprendere un po' le parole che ci siamo scambiate prima e proprio andare con voi a sviscerare meglio questo aspetto molto legato alla demenza, perché della demenza si dice che rende le persone dei gusci vuoti. Molto spesso sentiamo dire anche dagli stessi medici che di quella persona non rimarranno che i vestiti. E credo che queste siano delle frasi che possano non solo togliere la speranza ai familiari, ma credo che arrivino a togliere addirittura anche la dignità delle stesse persone. E quindi credo che questo sia un passaggio fondamentale. Voi un po' prima l'avete accennato, ma vorrei anche farvi raccontare proprio la vostra esperienza e magari, non lo so, se vuoi Francesca parlare tu, di come sei riuscita a continuare a vedere la tua mamma. E lo dicevi un po' prima, no? Quegli gesti, quei piccoli sguardi che vi scambiavate, i sorrisi, ma che continuano a farti sentire che lì c'è ancora la tua mamma. Sì, scusa, mi sono un attimo distratta perché c'ho il regista qui che gira per casa e quindi mi sono un attimo... Fa casino. Beh, e allora scusa, però visto che sei qui, Franci, fagli mettere la facciotta che lo salutiamo. La faccio solo a salutare, vieni. Solo da qua, solo la faccia. Solo la faccia. No, solo la faccia? Ecco, grazie. Ecco, lui è il grande regista del cioccolatino. Grande. Grande Rosario Petit. Ciao a tutti. Ciao. State facendo una diretta. Siamo in live con 70 persone che ci stanno ascoltando. Ho capito. Allora io saluto tutti. Tanto comunque mi renderà conto poi lei. Certo. mi scrive. Ciao ragazzi, è stato un piacere che devo uscire. Ciao Mario. Un piacere per noi. Lui nell'occasione del cioccolatino è stato regista e però lui è, diciamo, è attore di base. Si è cimentato, credo, per la prima volta come regia nel cortometraggio. Dopo ha lavorato anche un altro film in co-regia, sempre sul sociale, tra l'altro. In cui sì, abbiamo messo un estratto anche del cioccolatino. Lì ci sono anche altre tematiche, quindi per quello proseguiamo quel filone sociale. E niente, però lui, diciamo, si prepara per fare la regia di questo film che dovremo poi scrivere, terminare di scrivere e poi sceneggiare. Bellissimo. Bene. Quindi insomma, niente. Allora, dicevamo niente, di mamma è una scoperta ovviamente... continua, costante, perché poi se tu vai a vedere, come dicevamo, ogni giorno è un nuovo giorno, non sai mai dove ti porta
E quindi è come il bambino alla scoperta del nuovo mondo. E ogni giorno c'è qualcosa che ti chiede, e di nuovo, perché per loro fai conto che se si cancella tutto nella mente, per loro poi sarà tutto nuovo. E allo stesso modo guardano il mondo e fanno le cose come se non le avessero mai fatte, tant'è che non le riescono a fare, ma semplicemente per il fatto che per loro sono nuove. È come se tu dai veramente una macchinetta del caffè in mano a un bambino, con la parte sotto, quella sopra, il filtro, e la metti lì. Se non sa come si usa, non l'ha mai fatto, le guarda come fossero una cosa nuova, e magari ne mette una sopra l'altra, una dentro l'altra, capito? E sbaglia. E questa è una cosa che ti fa venire la voglia, intanto accurata, proprio di un aiuto e di una pazienza che ci vuole a ricostruire tutte le cose con la persona che hai vicino dall'inizio. Semplicemente ci vuole la pazienza e la voglia di ricostruire queste cose. Ma allo stesso modo io ho trovato dentro mamma proprio una intensità anche di espressione che prima non aveva. Prima era il quotidiano, no? Ciao ciao mamma, come va? Anche al telefono, no? E invece, oppure, ognuno c'ha sempre da fare a casa. Lei c'aveva da fare le cose sue, io dovevo fare le cose mie. E poi a un certo punto si inverte tutto. Non solo si inverte il comportamento di mamma che torna indietro, ma anche il mio, che dal disinteresse ritorno ad essere interessata a questa persona che ha un estremo bisogno di aiuto e ha un estremo bisogno di essere capita e sostenuta, capita, perché lei c'è dentro, no? Come diciamo sempre, e sono quelli fuori che devono entrare dentro, non è lei che deve venire fuori. Allora a quel punto, se tu non hai la pazienza, se magari ti snervi o la sgridi o ti arrabbi o ti demoralizzi, questo non serve né a te e né alla persona malata. Non serve, anzi, acceleri la malattia, secondo me, perché a un certo punto la persona che sta male si chiude e dice: non parlo più, non faccio più, non mi muovo più, perché ogni cosa che fa sbaglia, e la vede un bambino in castigo. E allora si ferma, e si ferma tutto, il processo mentale si ferma. Io l'ho vissuta così, e siccome io sono la persona più paziente del mondo, con me mia mamma riusciva anche a dialogare in silenzio, sai, per telepatia, ti guardi negli occhi e ti capisci, e ti commuovi. E anche un ditino che ti punta, che ti guarda, che ti vuole dire una cosa, tu lo sai cosa ti sta dicendo, tu lo sai già, lo sai prima che lei faccia il gesto, ed è una cosa bellissima, e non c'è niente di straziante in questo. Questo è solamente una vita insieme, perché ti unisce come non, altrimenti nessun'altra cosa ti unirebbe a, in questo caso, a mia mamma. Nessun'altra cosa mi avrebbe unito così tanto a lei. Io già le volevo un bene, un mondo, ovviamente, immaginiamoci, no? Come tutti. Però questa cosa ci ha proprio unite in simbiosi. È davvero, davvero bello questa cosa che dici tu, e questa nuova prospettiva di questo vuoto inteso non come perdita, ma come proprio spazio da riscoprire e riempire di nuovo, ma con creatività, e ogni giorno, no? E mettere dentro lì un altro semino, un'altra cosa di voi. Riempire, no? Sì. Secondo un altro spazio per riscoprire questo rapporto tra mamma e figlia. Io ho una mia sciocca teoria, ma veramente il processo dell'Alzheimer, non servono i farmaci, tanto a mia mamma non sono serviti veramente a poco, ve lo dico, serviranno, ma veramente può, secondo me, può rallentare questo processo della malattia. Se avessero tutti vicino persone veramente sensibili, pazienti, buone, perché bisogna avere la bontà dentro, non te la inventi la bontà, è come la gentilezza, ok?
è inutile che fai finta, tanto la prima cosa che scatti fuori quello che sei, invece no, lo devi essere veramente. E io penso che possa rallentare tantissimo il processo della degenerazione della malattia. Io questo vorrei insegnare alla gente. Forse nel nostro film dovremmo, e nel nostro libro dovremmo un po' andare in questa direzione. Sicuramente, sicuramente. E anche Letizia, insomma, ti conosciamo tutti come una grande professionista, come una formatrice, una consulente, no, in tutta Italia, ma in realtà anche tu sei figlia, no, hai avuto questo papà speciale. E quindi anche per te, no? Com'è stato vivere questo ruolo, continuare a vivere il ruolo di figlia e non sostituirsi, no? Si dice spesso, si diventa madre delle proprie madri, no? E ecco, com'è stato rimanere figlia e continuare a vedere il tuo papà? In quali gesti, in quali momenti riuscivi a viverti a pieno questa relazione? Ma sai, io ho sempre ritenuto di essere stata molto fortunata perché mio papà si è ammalato della malattia che mi faceva meno paura, perché era quella che negli anni della mia vita professionale avevo imparato a conoscere bene e rispetto alla quale avevo già un'idea chiara, ovvero era chiaro che la parola avrebbe anche potuto andar via, ma lì dentro sarebbe sempre rimasto il mio papà. È evidente che durante i 16 anni della malattia, la malattia ti mostra infinite facce e ti chiede di continuare ad adeguarti a quelle facce. Il problema qualche volta è che ti sei appena abituato alla faccia precedente e te ne ritrovi un'altra davanti. Esatto. Avevi appena capito le regole del gioco e il gioco cambia. Io credo che questa sia l'esperienza che tutti abbiamo vissuto. Però credo, come dice Francesca, che non vorrei tornare, non cambierei nulla di quello che c'è stato, perché in realtà questo percorso mi ha, esattamente anche a me, ha regalato un papà. Negli anni dell'adolescenza noi litigavamo un sacco, probabilmente mi piaceva anche, cioè ci piaceva secondo me litigare. Peraltro eravamo su posizioni, proprio punti di vista, no? Completamente diversi. E poi ho cominciato a lavorare, ho cominciato a viaggiare anche molto, quindi poi ti vedevi la domenica, ciao, come va, tutto bene. Quando è arrivata la malattia, lì ti sei, non so, io mi rendevo conto che avevo davanti un uomo di una tenerezza estrema, che non avevo visto prima, perché lui era uomo, anche uomo d'arma, uomo dall'infanzia un po' difficile, quindi la tenerezza non ce l'aveva mai mostrata più di tanto. E invece è stato il dono le 18 e 30. Più bello, il dono più incredibile, il dono che forse mi sono gustata di più e che mi ha consentito di non prendere mai il posto, che mi ha consentito di rimanere figlia. Io da formatore, da formatrice ripeto spesso, tu non diventerai mai madre di tua madre, padre di tuo padre. Tu, il dono più grande che puoi fare ai tuoi genitori è quello di rimanere figlio, perché i genitori sono loro. Quando faccio formazione lo dico sempre, se trovo il primo deficiente che ha detto tu diventerai madre di tua madre, ecco, io credo che dal punto di vista scientifico sia un'espressione scorretta, che apre delle relazioni scorrette. Tu ami nel momento in cui consenti all'altro di esprimere se stesso. Quindi tu ami la tua mamma e il tuo papà nel momento in cui tu consenti ancora loro di esprimere la maternità e la paternità. E con il mio, insomma, io mi divertivo anche, no, a lasciarlo essere papà nelle carezze, perché appoggiavo la testa, nella sua chiedere, no, ma hai abbastanza soldi? Tipica domanda da papà, no?
Quindi, all'inizio quando rispondevo sì sì, ne ho, poi mi sono resa conto che non andava bene, no? Quindi ho cominciato a dire, ma insomma papà sai, forse non è un grande periodo. Allora lui diceva, ma sai che ci sono io? Ma certo papà, grazie. E quindi era, come dire, è stato straordinario. Consentimi però, Marti, di dire una cosa, perché ci sono anche tante famiglie, secondo me, che ci stanno ascoltando. La prima intervista che tu mi hai fatto per questo libro era, credo, circa 10 giorni prima che mio papà morisse. Sì. Mi hai tenuta, credo, 1 ora e mezza in questa intervista, no? 1 ora e mezza, 2 ore. Anche a me! Ed è... come dire, mi hai fatto commuovere, mi hai fatto asciugare qualche lacrima, mi hai fatto rileggere la mia storia per intero con questo papà. E voglio dirti, ma te lo dico così, in live, che io credo che questo aver 10 giorni prima rimesso a posto la storia ha anche consentito un accompagnamento ancora più ricco di dolcezza. Quindi grazie, cara Marti. Bella. No, da me è venuta troppo tardi, perché mi è venuta a mancare 3 anni. Ci siamo conosciute troppo tardi, sì. Pensavo, lei, mentre raccontavi, dicevo, mia mamma non è mai stata, proprio nel periodo invece, prima della malattia, non è mai stata, ma di famiglia, no? Non è mai stata molto affettuosa negli abbracci, no? Nelle carinerie, nelle coccole, 0 che mi ricordi, forse la nordica di quella un po' così rigide, no? E invece quando dopo si è ammalata, eccetera, lei quando l'abbracciavo, io invece l'ho sempre abbracciata, mi sono fatta così, sono nata coccolona, no? Anche da piccola stavo sempre mano a mano con la mamma, guardavo sempre che non mi scappasse da qualche parte. Allora, nell'ultimo periodo, ricordo, sono stata una volta proprio, l'abbracciavo e dicevo, la mia mamma, quando lei... E lei così. E lei... Così. E infatti, vedi tutte le mie foto con lei, ma anche prima della malattia, lei... Io l'abbraccio così, un gomito, e lei così. Capito, no? E allora l'ultima volta gli ho detto, abbracciami, porca miseria, con questa, quanto sei tirchia, dico, d'abbraccio, mamma mia santa. Allora lei ha riso, gli ho preso le braccia, gli ho stretto dietro e si è messa così, ma forse per la prima volta, quindi anche nella malattia mi sono conquistata il suo primo vero abbraccio, storico, da grande, perché da piccola era tenero, ma da grande... E quindi sono riuscita ad avere anche questo, e quindi anch'io fa parte di una delle cose belle, una delle grandi conquiste, anche grazie alle malattie, una delle grandi conquiste, esatto, esattamente. Francesca, vorrei fare un passaggio un po' indietro con te e arrivare al momento della diagnosi. Qui in Italia abbiamo la cattiva abitudine, troppo spesso ci prendiamo il diritto di non far sapere la diagnosi alla persona, tendiamo di nascondergliela, no? Che è qualcos'altro, perché temiamo di spaventarli, di non vogliamo che reagiscano male, eccetera. Ti dico subito com'è andata la storia con mamma? Sì, dai. No, ma ti dico, non è stata in realtà, lei non è stata stupita per niente, perché quando poi è venuta a mancare, sistemando le cose di casa, io e mia sorella abbiamo scoperto che all'età di 53 anni, lei è morta a 75, i primi cenni proprio in quella direzione, lei li aveva provati, li aveva sentiti, se n'era accorta, e da sola era andata a farsi esaminare e aveva scoperto che c'aveva già un inizio, insomma, delle carenze, per cui si sarebbe andata in quella direzione. Quindi mamma non è stata affatto sconvolta, è stata molto coraggiosa, è andata da sola e lei non l'ha detto a noi ragazze, non ce l'ha mai detto.
E quindi quando poi dopo c'è stato il momento del tracollo, sai che poi sembra che vada tutto così, beh vabbè, sono dimenticanze, sono cose che succedono, ti giustifichi, così, una cosa e l'altra. A un certo punto, proprio quando c'è stato il tracollo, che ha fatto delle cose proprio che erano evidenti, e mia sorella l'ha portata a fare un esame più approfondito, ma mamma lo sapeva già. Lo sapeva lei per prima, e lei quando vedeva la televisione, magari ecco dei documentari o dei momenti di cronaca dove facevano vedere malati di Alzheimer, eccetera, lei diceva sempre: se divento come quello là, ammazzatemi. Ma sai perché? Perché lei non voleva dare fastidio. Lei è sempre una che è entrata in punto di piedi, molto riservata, molto ligia, molto però. Molto, molto delicata e molto veramente era come una. Infatti, a me arrivava sempre in punta di piedi, non la sentivo neanche che mi spaventavo. Sapevo, dico, ma Sandra, cosa fai qua? Ma perché era la sua abitudine non disturbare? E quindi lei aveva questa idea che se un giorno fosse diventata, diciamo, un vegetale, lei ci ha chiesto di toglierla di mezzo per non disturbare, per non infastidire. E invece non sapete quanto lavorerei ancora qui in quelle condizioni e anche peggio, non mi interessa. Egoisticamente però lo dico, egoisticamente, perché so che per lei la sua libertà è stata quella di andarsene, perché da donna molto sportiva, dinamica, allegra, divertente, cioè non sopportava, lei lo capiva, è il discorso che ti facevo prima, loro capiscono tutto, c'è ceppa che non capiscono un cazzo, capiscono tutto, e allora lei proprio non si sentiva di andare avanti così, e tant'è che ti ho raccontato anche Martina, magari non lo racconto, ma io sono affatto convinta che lei sia morta, perché secondo me lei si è in un certo qual modo suicidata, diciamo, però si è lasciata proprio andare, vabbè. No, questa è la parte triste. sì, perché l'ho trovata caduta dal letto, diceva, con un'emorragia cerebrale, ma io credo che lei se la sia provocata in un suo momento di quelli entra esci. Il momento in cui è uscita un attimo, ho messo il naso fuori e ho detto: dove sono io? Ah, ancora sto così, boom! Io la vedo così e nessuno me lo toglie dalla testa. Grande dignità comunque, mamma. Sì, credo che sia comunque in linea anche con il fatto che abbia scelto, no, di capire fin da subito e voler dare un nome a quelle sue difficoltà, no? In modo da poter continuare a tenere le redini della sua vita, ad essere lei protagonista. Vedi, anche Marti, là dipende proprio caratterialmente da chi sei, da chi sei stato tutta la vita, da come hai vissuto, da come hai intenzione vivere. Cioè, io credo che lei per lei era la libertà togliersi, hai capito, di mezzo, era la sua libertà. Non avrebbe voluto vivere così, per quanto io ti dico egoisticamente, io l'avrei ancora qui, non lo so, sarei troppo felice. Quindi dico, però vanno sicuramente aiutate e fatte sentire sempre a casa loro, mai stranieri nella propria terra, ok? Quindi è importante fare questo per i nostri familiari, è importantissimo, perché se no li allontanate e l'idea diventa comune a tutti, che è quella di abbandonarsi e di lasciare perdere. Invece no, ce n'è tanta di vita oltre la malattia, tanta ancora, dentro infatti, e dopo. Uno degli altri grandi drammi che accompagna spesso le vite di queste persone è proprio l'isolamento sociale, è la vergogna che si ha dire la propria diagnosi e a farlo sapere agli altri, e quindi ci si priva di una delle cose che invece creano maggior benessere all'interno delle nostre vite. Assolutamente. Se vuoi raccontarci qualcosa, cosa ne pensi, come avete vissuto voi, no, questo momento della malattia rispetto poi a tutte le relazioni sia della famiglia ma anche di amici, colleghi, conoscenti? Ma
ciò che le persone pensano, no, della malattia diventa il grande stigma. E noi credo dobbiamo fare molto nel nostro paese, perché l'isolamento che oggi le persone che vivono con demenza provano non è causato dalla demenza, è causato da ciò che noi pensiamo della demenza. È brava, è quello. E quindi ecco perché io ho una gratitudine infinita verso Francesca e verso il progetto che ci aspetta, perché credo che dobbiamo in tutti i modi provare a cambiare questa cultura che espropria la persona che vive con la demenza non solo del diritto alla diagnosi, ma lo espropria della propria autodeterminazione, lo espropria della possibilità di dire cosa voglio. Allora, io credo che la diagnosi resti un diritto per tutti coloro che la desiderano, perché dobbiamo, esattamente come in ogni tipo di malattia, diventa fondamentale poter chiedere alla persona: ho delle informazioni importanti su di te, sulla tua salute, le vuoi conoscere? Certo. Credo che nessuno però debba decidere per loro. Laddove decidi è solo la storia della persona a fare da spartiacque, non ciò che tu credi. Sì. Mio papà ha sempre, per esempio, ci ha sempre detto: a Pordenone c'è un grande grattacielo, e lui ha sempre detto: se a me viene l'Alzheimer io mi butto giù. Vedi, anche lui allora. E lui è sempre stato una persona che non voleva stare male, aveva una bassa socializzazione con la malattia, preferiva non sapere niente, nel senso che chi sapeva tutto era mia mamma, lui preferiva affidarsi al saper tutto di mia mamma e lui proprio vivere da affidato. Quindi, come dire, quando è arrivata la demenza, noi ci siamo ritrovati a farci delle domande e quindi a dire: glielo diciamo o non glielo diciamo? Qui, per esempio, io che internamente come formatrice credo fortemente nella necessità di dire la diagnosi, in questa situazione mi sono resa conto che sarei stata violenta se avessi fatto questo, perché non avrei rispettato quella che era la sua punto di vista. Quindi noi veramente qua, e questo mi ha aiutato poi molto anche a dare continuamente valore alla storia di vita, alla biografia della persona e farla diventare un faro imprescindibile, no, nelle scelte, nel processo di cura. Quindi credo, ecco, che questo sia importante. Poi quando a Harry Urban negli Stati Uniti abbiamo detto che noi in Italia non abbiamo questa abitudine, Harry mi ha detto: ma voi non potete essere così crudeli. Perché lui dice: se io non sapessi che ho l'Alzheimer, voi mi dite come potrei dare un significato a tutta la mia incapacità di gestire la quotidianità, alle mie smemoratezze. Cioè, io penserei di essere pazzo. Quindi credo che sotto questo aspetto ci siano delle cose. Sono le 18:45. Ecco, insomma, ho come la sensazione che la demenza ci chiami ad affrontare una complessità, a partire però dalla semplicità del processo, dei piccoli passaggi, no? Questo noi non siamo abituati, perché poi in Italia abbiamo tanto questa abitudine di far diventare le cose complesse e semplicistiche e quindi le banalizziamo. Ecco, credo invece che ci siano tante sfumature. E le cose, e il contrario anche. E forse anche il contrario poi, no? Soprattutto il contrario. Sicuro. Ma come dire, questa necessità di fare un riduzionismo culturale rispetto a tutto, no? Le cose qualche volta sono infinitamente più complesse, ma complesse non vuol dire complicate. Comunque non è, guarda, stavo riflettendo ascoltandoti, no?
Io capisco che c'è tanto da fare, perché non è per tutti avere una spiccata sensibilità. Allora, tu quando parli, quando anche parla Martina, e noi parliamo in questo modo, invece semplice, diretto, è vero, è schietto, e a me mi arriva, no, subito. Altre persone non hanno neanche il tempo di dedicarsi a questo tipo di pensiero e di sensibilità. Quindi non è un lavoro facile, perché insediarsi nel cuore di chi non ce l'ha o di chi non è abituato a farlo lavorare in un certo modo, un certo tipo di... non è facile. Cioè, per me è simbiosi, no? Noi. E non sarà non è facile, lo capisco. Perché una persona, per esempio, vabbè, io ho persone che so che ti ascolterebbero così, che se ne frega, oppure non capisco, direbbero no, ma che sta a dire, non la capisco, capito? Non è facile, ragazze, quindi bisogna trovare un meccanismo che arrivi anche ai più agili, a quelli più, hai capito? Bisogna trovare qualcosa che arrivi dritto là. Sicuramente la tattica, la tecnica che tu hai è forse quella più indicata, ecco, perché c'è anche scientifica, hai capito? La tua tattica non è solo fatta decore come so che non è la mia, e allora questo probabilmente è la via giusta da seguire. E c'è una grande trasformazione che recentemente ha fatto, che è rispetto a quelli che tutti considerano disturbi del comportamento. E la scienza ce lo conferma e recentemente continua a ripeterlo. Non sono disturbi, ma sono dei comportamenti speciali, perché sono un linguaggio e un messaggio che la persona sta cercando di darci, sta cercando di comunicarci qualcosa. E anche tu, Francesca, prima l'hai detto, l'hai già un po' accennato, che hai una grande pazienza, una grande voglia, no? Di metterti lì a capire e a scoprire che cosa c'è dietro a quel comportamento. Com'è stata l'esperienza con la tua mamma? No, ma quella è una parte che anche quello fa parte, credo, del DNA, cioè del carattere, o si nasce in un modo, cioè... Però si possono sviluppare tutte le arti, così come le emozioni, credo, no? Gli interessi, gli hobby, tutto si può sviluppare. Bisogna dedicarci, sì, è questo il segreto. Bisogna avere voglia di dedicarsi alle cose. Quindi, niente, vabbè, che mi hai chiesto, Martì? No, perché mi ha fatto una domanda, in realtà era già la risposta quella che avevo detto prima, capito? Quindi abbiamo ripetuto. E questo. No, ma la cosa fantastica è che tu, Francesca, quando ti sei trovata di fronte a questi comportamenti speciali della tua mamma, sentemente ancora non c'era, sentemente ancora la vita, dici. Un piccolo semino, no? Nella mia vita non c'era, nella mia vita non c'era, adesso c'è. Nella tua vita non c'era, era ancora, no? Un po' nei progetti, ma non era ancora così. Eppure hai avuto la capacità di entrare in relazione con la tua mamma e capire qual era anche l'emozione che lei provava, qual era il suo sentimento. Non l'ho studiato, e questo, io sono una che ha questa spiccata sensibilità, ti ripeto, mi è venuto naturale. Ho una sorella, per esempio, che non le viene naturale. No, è vero, è la verità. Infatti lei... Ma vorrei ricordarti che potrebbe ascoltarci. Ecco, vorrei ricordarti che potrebbe ascoltarci. Ciao Lola, ti voglio bene. Ma lei lo sa, lo dico sempre, e anche lei lo ammette. Lei è più dura, più rigida, capito? Quindi ed è molto, è un torello, cioè è un carattere proprio diverso dal mio, no? Io sono la fregnona e lei invece è quella tutta così, perfetta. Però in realtà lei non resiste. Lei, se ti devi mandare a quel paese, te ce manda. Non è neanche diplomatica in questo, quindi figurati se c'ha la pazienza di fermarsi davanti. No, lei fa le cose che... Lei è una di quelle persone che invece tecnicamente lei sa gestire la malattia. Cioè, lei sa cosa fare in un momento in cui magari c'è una crisi, ma
E lei lavora comunque con la Croce Bianca da 25 anni, perciò oltre ad essere stata volontaria tanti anni, insomma, quindi e ancora lo fa, quindi fa ancora le notti, fa le guardie, fa le cose. E quindi lei, con livello tecnico, sa gestire, se c'è un coccolone, per esempio, lei sa benissimo come gestire il problema, va bene, cosa che io non so fare. Però tutto quello che è molto più lento, è molto più metodico in un altro senso, capito? Lei non è cosa sua, via. Ognuno è fatto a modo suo. E questa è la ricchezza, no, delle famiglie. La ricchezza, ognuno può dare il suo contributo e alla sua unicità. Esatto. Ma quindi infatti non si è mai lamentato nessuno. Io quando c'era bisogno di coccole c'ero io, no problem. Sempre sta. Però ecco, mi è venuto spontaneo. A me è venuto spontaneo. Però dico che il vostro lavoro è essenziale invece per farlo capire a chi non è dentro come noi, né distinto né perché l'ha imparato da qualcuno. È fondamentale che invece continuate e perseveriate nel farvi ascoltare, ok? Far ascoltare le cose giuste. Non è difficile comunque, agli amici diciamo che non è difficile, è veramente una questione di volontà, di buona volontà e di amore, che quello non deve mancare mai. Per fortuna la scienza ci dice anche che sono tutte capacità allenabili, vero Letizia? Quindi... come gli hobby, prendetelo come un hobby, è una cosa nuova da fare, hai imparato una cosa nuova. Esatto. C'è un'altra cosa che avete in comune ed è stata un po' quella... guarda chi c'è. Questo è cacao. Basta, non so, spettacolo. Cosa che abbiamo in comune, dici? No, dico che entrambe per lavoro vi siete in un qualche modo trovate però distanti fisicamente, no? In molti momenti dal vostro papà, dalla vostra mamma. E allora Letizia, non so se ci vuoi raccontare com'è questo essere presenti anche distanti, com'è questo prendersi cura? Perché la maggior parte direbbe se non sei lì con me non puoi prenderti cura di me. Ma in realtà, insomma, forse si può anche raccontare una storia un po' diversa, soprattutto magari in questo periodo in cui anche familiari che vorrebbero essere vicini e che potrebbero stare vicini, in questo momento in realtà si ritrovano distanti. Sì, ma sai, io credo che noi abbiamo continuamente un dialogo interiore, no? Tra noi stessi. E dobbiamo imparare anche a dirci le cose che hanno senso e che hanno significato. In questi giorni, se una famiglia si dice, se la mia mamma penserà che io l'abbia abbandonato, probabilmente diventano giorni d'inferno, perché quel dialogo interiore va a costruire assolutamente una tristezza enorme. Io credo che come figli, peraltro io non c'è ombra di dubbio che ho avuto la fortuna di avere una mamma che è stata presentissima rispetto al papà ed è stata il care partner assolutamente principale. Però credo che quello che noi ci diciamo e come viviamo questa lontananza consente di rendere la lontananza una vicinanza. Io credo che prima di tutto ci sia una vicinanza nel cuore da creare. Poi c'è la vicinanza del telefono e poi c'è la vicinanza della presenza. Ma prima di tutto quella del cuore, che è sentire e sapere che sei nel cuore dell'altro e custodire del tuo cuore l'essenza e la presenza dell'altro. Io vorrei ricordare a tutti che il tempo e le distanze sono due concetti puramente e squisitamente inventati dall'uomo, che vuol dire che essere presenti nell'assenza, se consentiamo alla nostra mente di espandersi un po', ecco, basta chiudere gli occhi e essere in questa relazione e allora le cose cambiano. Quindi io penso che noi abbiamo proprio bisogno di
togliere tutto questo aspetto razionale che non è scienza, ma che è stupidità, questo aspetto qui. Perché la scienza sa misurare anche ciò che non si vede. Quando la scienza ci dice che i nostri cuori entrano in sincronia tra di loro, misura qualcosa che non si vede. Ma quando nella tua mente ti racconti cose solo per crearti sofferenza, ecco, questa è un dolore inutile. Quindi questo è quello che credo che dobbiamo sempre di più anche insegnare alle famiglie, no? Perché quello che noi incontriamo anche nei nostri gruppi, no? Anche nella nostra pagina Facebook del gruppo delle famiglie, è che tante volte le famiglie hanno proprio una narrazione catastrofica. E questa narrazione catastrofica rende veramente tutto complesso da vivere. Sì. Tutto faticoso proprio, tutto molto faticoso. C'è anche un'altra narrazione che forse vale la pena di trasformare, se riusciamo, insomma, in questi pochi minuti che ci rimangono dalla diretta, ed è il senso di colpa. E succede spesso che una famiglia si ritrovi ad un certo punto che debba affidare le cure ad una struttura, ad una casa di riposo, ad altri professionisti. E questo provoca nella famiglia dei grandi sensi di colpa, perché vivono, no, questo pensiero di abbandono. Come possiamo trasformare questa esperienza invece? Qua rispondi tu, Letizia. Cioè, io senso di colpa comunque ce l'ho. Cioè, ti viene. Guarda. Postumo, ma ti viene. Quindi spiegaci come si può ovviare questa cosa, ti prego. Ma io, proprio anche l'altro giorno, ho ricevuto una mail di una figlia che mi raccontava tutta la sua situazione, poi mi diceva: noi dobbiamo assolutamente pensare alla casa di riposo, ma ci sentiamo in colpa. E io ho risposto che le case di riposo, apro una parentesi, che hanno ampi margini di miglioramento nel nostro paese, chiudo parentesi, ma che tuttavia stanno lavorando moltissimo. Io credo che la casa di riposo serva per consentire alla famiglia di continuare ad amare. C'è un momento nel processo di cura in cui il care partner principale non ce la fa più ad amare, perché è totalmente frantumato nella quotidianità dei gesti. La mattina ti svegli, bisogna cambiare il pannolone, bisogna fare la medicazione, bisogna preparare la colazione. Finita la colazione, bisogna andare in sala, alzarsi e fare la ginnastica. Finita la ginnastica, bisogna cominciare a frullare la mela per fare la merenda. E poi bisogna mettere la pastiglia dentro il frullatore in modo tale che non si accorga che c'è la pastiglia. Tutta questa scansione è in mano a questo care partner principale, il quale non ha via di scampo. Perché poi che cosa succede? Che il ruolo di moglie, figlio, tu non lo eserciti più, perché improvvisamente sei diventato le ore 19. Il super badante. Badante, già. Quindi non ti relazioni più con la persona a partire dall'amore, a partire dalla voglia di scherzare, a partire dalla leggerezza, a partire dalla vicinanza. Ti relazioni dentro a una serie di cose da fare e ti arrabbi pure se non riesci a farlo. Allora, c'è un momento in cui il familiare principale fa fatica a continuare ad amare. Se ne è accorto subito, perché la rabbia, perché l'impazienza,
perché la voce che a un certo punto sgrida, no? Diventano tutte cose che sono sempre più frequenti, perché poi non si riesce magari a dormire, a riposare come si vorrebbe, quindi il giorno dopo si è sempre più tesi. Allora, in una situazione del genere, ecco a cosa servono le case di riposo: a toglierti tutte queste cose che tu stai facendo e consentirti di essere in una relazione con la tua mamma, col tuo papà, con la persona che ami, in una relazione in cui puoi andare lì e dare solo amore. Ma certo, non è però, Letizia, scusami, ma si possono anche accompagnare a brevi periodi proprio per staccare un po' la mente, per prendersi un po' di relax, di vita proprio in mano, perché abbiamo detto che bisogna fare tutto questo che abbiamo detto, ma nessuno ha detto che sia semplice, certo. È molto faticoso. Assolutamente. Vuole sperare di avere magari un parente che assiste, che ci si scambia, no? E cose, no? E sostegno alla persona. Però ecco, le case di cura in questo senso, a periodi, periodicamente, per riacquistare la propria vita per un periodo di tempo, ci stanno. Poi si possono, non è che le abbandonate, le andate poi a riprendere, a meno che non ve le dimenticate, voglio dire, là, no? Poi dopo, se no passate la parte del torto. Ricordatevi di riprendere i vostri casi. Però periodicamente si può fare, e là non c'è, non è abbandono, è sopravvivenza. Sì, sì, credo, insomma, che ci sia, come dire, credo che molto anche qui dipenda da qual è il dialogo interiore che scelgo di avere. Certo. Marti, sono le 7. Sì. Se devo andare via, a casa. Sì, ci manda via Letizia, visto? Siamo già tutti a casa. Beh, insomma, io direi che è stata un'ora davvero intensa, è volata, non ce ne siamo neanche accorte. E abbiamo fatto davvero così, grazie alle vostre esperienze, che ricordiamo, è l'esperienza che può essere comune a tante altre famiglie, ma rimane comunque unica, no? Nella demenza, come in tante altre malattie, non ci sono risposte che valgono universali, no? Che valgono per tutti, ma bisogna sempre comunque partire dalla storia di vita di ciascuno, da quelli che sono i suoi valori, da quella che è stata la sua esperienza, da quelli che sono i suoi desideri e dalle sue speranze. E solo così si può garantire la dignità della persona che convive con la demenza. E grazie a voi abbiamo un po' trasformato tutti quelli che sono gli stereotipi attorno a questo mondo, dal guscio vuoto alla mamma della tua mamma, alla distanza fisica, che però non è necessariamente, no, mancanza di cura, di affetto, di amore, ai sensi di colpa e tutto quello che riguarda, no, il fatto di prendersi cura di questa persona. E quindi io non posso altro che ringraziarvi di cuore, e però prima di salutarci volevo, se avete anche voi magari ancora una parola da dire, rispetto a questa diretta, insomma. Cara Marti, io vi lascio con un saluto ovviamente a tutti voi che ci state seguendo, un abbraccio veramente di quelli appassionati proprio, a te Letizia cara, a te Martina, e con la promessa che ci dobbiamo risentire presto per terminare questo lavoro titanico che ormai si protrae. Ormai ci siamo, ci siamo. Ok. L'abbiamo sognato talmente tanto che arriva. Finale, va bene. Arriva. Quindi con questa promessa e poi magari ci rivediamo con tutti i vostri ascoltatori. Va bene? Grazie. Alla prossima. Assolutamente. Grazie, 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 grazie. Perché come dicevo all'inizio, averti accanto per noi e sentire soprattutto la tua amicizia, perché averti accanto sarebbe un dono da un'ora, uno dice ti ringrazio. In realtà noi ogni tanto ci mandiamo dei WhatsApp, c'è una relazione veramente di grande affetto e di grande stima, e quindi grazie perché sei vicina a me e sei vicina a Sentemente.
Martina, sei preziosa più dell'oro, come si dice. È stato il tuo primo live, ma bravissima, è stato fantastico, bravissima. E a tutti quelli che ci seguono ricordo che tra qualche giorno, grazie alla Supermaster Elena Mantesso, sarà pronto il catalogo della formazione online, quindi siamo in grado di arrivare all'interno delle case per anziani con prodotti online e quindi con una formazione che arriva al cuore, ma non in presenza, ma vicini lo stesso, con tutti i contenuti dissentemente forti, forti, forti. Quindi a chiunque volesse ricevere il catalogo, ecco, lasciateci la vostra mail e appena sarà pronto ve lo spediremo. Grazie a tutti. Un abbraccio. Buona serata. Ciao ragazzotti, mie belle, vi voglio bene. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.